Buonasera a tutti e benvenuti a quest'ora e con questa grande disponibilità. Iniziano stasera queste quattro serate di formazione per dei volontari, per delle persone sensibili ai temi della violenza di genere. E l'assessore Rett, che ha fortemente voluto questo ciclo di incontri insieme con la Croce Rossa Italiana, questa sera purtroppo un po' aveva degli altri impegni istituzionali, ci raggiunge più tardi, quindi poi magari più tardi, magari in chiusura, vi porterà anche i suoi saluti. E questa sera il primo incontro è tenuto dalla dottoressa Coloredo del consultorio familiare di Portogruaro, dalla dottoressa Madalon dei servizi sociali del comune di Portogruaro e dalla dottoressa Fava del centro di ascolto pilota. E abbiamo dei problemi tecnici, avevano preparato dei materiali molto belli, anche dei video per aiutarci a entrare un po' dentro all'argomento, però purtroppo li utilizzeremo magari al prossimo incontro, sperando che siate ancora così numerosi. Chiederei a Davide Furlanis brevemente di portare i saluti per la Croce Rossa, che è stata il nostro partner nell'organizzazione di queste serate, e poi direi che cominciamo velocemente, visto anche che siamo già molto in ritardo. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Perché la Croce Rossa su un argomento così importante, nuovo ma non nuovo nella realtà, no? Sociale e culturale del nostro territorio e del nostro momento storico? Perché sta nel codice genetico della Croce Rossa proteggere le persone vittime di violenza. Questa cosa è nata per proteggere i feriti e noi intendiamo, perché poi nella sua evoluzione storica dai feriti in battaglia siamo andati verso tutte le persone che hanno subito ferite, violenze, sia fisiche, sia psicologiche, sia sociali, sia isolamento e emarginazione. Questa cosa è impegnata a 360 gradi su queste tematiche, dai migranti, ai poveri, ai senza dimora, oltre che alle persone che effettivamente subiscono ferite anche nel corpo. Quindi cogliere questa opportunità e dare questa collaborazione al Comune che si è fatto carico di un'impresa così importante per noi è sentirsi a casa nostra. Quindi non è un appoggio, è essere dentro, essere partecipi in questo progetto che stasera cominceremo a conoscere. Ecco, quindi grazie della vostra presenza e grazie agli organizzatori. Allora, a me l'onore di aprire questo incontro, scusate la voce, quindi cercherò di gridare un po', ma non so quanta ne avrò. Volevamo farvi vedere delle cose, in realtà vi racconteremo solo delle cose e probabilmente la prossima volta ve le faremo anche vedere. Quello che è importante però è che noi consideriamo questo incontro un momento di scambio importante fra di noi. Siamo parte di una rete, io sono Alessandra del centro di ascolto, e poi c'è Anna del consultorio familiare, c'è Elisa dei servizi sociali del comune, parte di una rete che comprende anche le forze dell'ordine, comprende anche la Camera degli Avvocati, quindi è una rete estremamente importante che si è attivata per contrastare e prevenire la violenza di genere. Vi spiegheremo bene poi che cos'è la violenza di genere. Dicevo che ci piacerebbe che questo fosse uno scambio, un confronto, perché noi non abbiamo la verità sulla violenza. Noi abbiamo potuto costruire insieme alle altre persone della rete un approccio che riteniamo possa avere una sua validità. Però ovviamente, come tutte le cose in itinere, come tutte le cose che crescono, ha bisogno del contributo un pochino di tutti, anche della popolazione, della cittadinanza, di chi quotidianamente incontra persone che sono state vittime di violenza o che magari potrebbe entrare in contatto con loro. Io parto da una lettura, è la storia di Giovanna, ma potrebbe essere la storia di tantissime altre persone che noi incontriamo nel nostro lavoro. L'ho conosciuto una festa a Londra. Allora ero in Gran Bretagna per un dottorato in psicologia. Lui lavorava per un'importante compagnia petrolifera. Era un party organizzato dall'ambasciata. Appena l'ho visto entrare nella stanza mi sono innamorata. Era bello, alto, forte. Sembrava conoscere tutti.
Era così sicuro di sé che nemmeno per un attimo ho notato i suoi scatti nervosi. «Ciao, sono Carlo, tu chi sei?» È stata una frazione di secondo e la mia vita è cambiata per sempre. Dopo 3 mesi eravamo sposati, giovanissimi entrambi, in carriera, benestanti. Vivevamo in una bellissima casa affacciata sul Tamigi. Feste, concerti, vestiti firmati, vacanze in barca a vela. E una montagna di soldi. Tutto pareva andare a gonfie vele, finché non abbiamo deciso di avere un figlio. Lo desideravamo con tutto il cuore, camminavamo stretti l'uno all'altro per le strade di Londra e facevamo progetti. Ci immaginavamo come sarebbe stato. Ma dopo 6 mesi di tentativi era chiaro che c'era qualcosa che non andava. Avevo già abortito 3 volte, così ho deciso di fare controlli su controlli. Medici, analisi, esami. Non finiva mai, ero esausta. Siamo partiti per il Belgio e lì ho iniziato la fecondazione assistita. Era doloroso, frustrante, sentivo il corpo del tutto fuori controllo. Durante l'intervento ho anche rischiato di morire. Poi finalmente arriva la bella notizia, sono incinta, questa è la volta buona, disse a Carlo, in una camera d'albergo. Ero felice lì, seduta sul bordo del letto, mentre gli davo la bella notizia. Pensavamo che niente avrebbe potuto toccarci, che saremmo stati insieme per sempre e che avevamo vinto anche quella battaglia. Mi sbagliavo, e di grosso. Era già da un po' che Carlo era aggressivo con me. Ogni volta che abortivo mi sembrava che mi addossasse la colpa. Sono mie proiezioni, mi dicevo, ma notavo che stava cambiando. Ogni tanto, per scherzo, mi mordeva un orecchio, la guancia. Sembravano normali giochi, però c'era qualcosa che stonava, come se durante un film drammatico qualcuno si fosse messo a sghignazzare. Un giorno, ero al 4° mese di gravidanza, tra noi scoppiò una lite per un nulla. Non mi ricordo nemmeno il motivo, so solo che mi è riempita di calci, si è avventato su di me come una belva, non si fermava. Io cercavo di proteggere la pancia e lui colpiva sempre più forte sulle gambe. Conservo ancora una foto dei lividi che ho scattato il giorno dopo. Mi sembrava che fosse stato tutto un incubo e invece era successo davvero. La mia favola e il mio sogno si erano trasformati in un film angoscioso e tetro. La storia di Giovanna va a finire abbastanza bene, nel senso che lei poi lascia quest'uomo. L'abbiamo scelta, e si tratta del libro Questo non è amore, che raccoglie tutta una serie di storie di donne che hanno subito violenza, perché l'abbiamo ritenuta emblematica di quelle che sono le storie che noi sostanzialmente incontriamo, le storie delle persone che incontriamo ogni giorno.